Chiuse le urne, prosegue il conteggio dei voti nelle circoscrizioni piemontesi. Intanto sono ufficiali i 21 parlamentari eletti alla Camera e al Senato. Altri 42 parlamentari saranno proclamati eletti con il sistema proporzionale. Un'iniziativa propedeutica ed un concorso di idee per giovani imprenditori è stata organizzata a Pinerolo sui temi relativi a Smart City and Territory. Il percorso e l'offerta dell'Università del Piemonte Orientale è diventata, nel corso di questi 20 anni, un centro di eccellenza europeo. A Torino la presentazione della pubblicazione sul turismo dolce in montagna, intitolata L'altro inverno. Asti e Alba si mettono insieme per la prima volta per organizzare una 3 giorni tutta dedicata al dolce. Sono stati in totale 25 parlamentari eletti in Piemonte alle elezioni politiche del 4 marzo con il sistema dell'uninominale. 21 del centrodestra, 4 del centrosinistra e 1 dei 5 Stelle. 17 entreranno alla Camera e 8 al Senato. A questi si aggiungeranno altri 42 parlamentari eletti con i listini proporzionali in base alle percentuali di voto raccolti da ogni singolo partito. Per il Partito Democratico alla Camera andranno Andrea Giorgis, Stefano Lepri e al Senato Mauro Laus. Con l'uninominale andrà alla Camera anche Celeste D'Arrando dei 5 Stelle. Ed ecco i 21 eletti con l'uninominale nelle file del centrodestra. Forza Italia elegge Roberto Rosso, Carlo Giacometto, Claudia Porchietto, Daniela Ruffino, Mirella Cristina e al Senato Maria Virginia Tiraboschi, Gilberto Picchetto, Massimo Berutti, Marco Perosino. Per Fratelli d'Italia a Montecitorio ci saranno Augusta Montaruli e Andrea Del Mastro delle Vedove. La Lega avrà alla Camera Alessandro Benvenuto, Riccardo Molinari, Andrea Giaccone, Flavio Gastaldi, Alberto Gusmeroli e Paolo Tiramani. Al Senato ci saranno Marzia Casolati, Roberta Ferrero e Gaetano Nastri. Per l'UDC, in coalizione con il centrodestra, ci sarà Enrico Costa, eletto nel collegio di Alba Fossano Mondovì. Ed ecco le percentuali di voto raccolte dai partiti in Piemonte, determinanti, come detto, per l'elezione degli altri 42 rappresentanti alle Camere. Alla Camera, nella circoscrizione 1, il centrodestra ha raccolto il 35,5% dei voti e porterà altri 5 parlamentari a Roma, 3 della Lega e 2 di Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto da solo il 28,5% dei voti e altri 4 parlamentari siederanno a Montecitorio. Il centrosinistra ha raccolto invece il 28% delle preferenze e altri 4 rappresentanti, tutti del PD. 4,5% i voti raccolti nella circoscrizione 1 da Liberi Uguali e un rappresentante eletto. Seguono con percentuali tra l'1,4 e 0,3 Potere al Popolo, Casa Pound, il Popolo della Famiglia e il Partito del Valore Umano. Nel Piemonte 2, sempre alla Camera, il centrodestra ha raccolto complessivamente il 46,6% dei voti e altri 7 seggi, 4 alla Lega, 2 a Forza Italia e 1 a Fratelli d'Italia. 3 rappresentanti alla Camera anche ai 5 Stelle, che nel proporzionale ha raccolto il 24,3% dei voti. Il 22,5% dei voti sono andati invece al centro-sinistra e 3 eletti a Montecitorio, tutti del PD, un rappresentante anche di Liberi Uguali con il suo 3% dei voti. Casa Pound, Potere al Popolo, il Popolo della Famiglia, Italia agli Italiani e il Partito del Valore Umano non avranno nessun rappresentante. Al Senato, nell'unico raggruppamento di circoscrizioni esistente, il Piemonte 1, il centrodestra ha preso il 41% dei voti, con 3 senatori alla Lega, 2 di Forza Italia e 1 di Fratelli d'Italia. 4 senatori siederanno targati il Movimento 5 Stelle, che ha avuto il 26,2% delle preferenze. 577.000 elettori hanno votato per i partiti del centro-sinistra, PD in testa con il 25,4% dei consensi complessivo. Libero Uguale ha ottenuto il 3,7% dei voti e dovrebbe portare un suo rappresentante al Senato. Tra l'1% di Potere al Popolo e lo 0,1% del Partito Repubblicano, le altre liste presentate in regione al Senato.
partnership e sinergie nello sviluppo dell'imprenditoria giovanile su scala europea è una tavola rotonda organizzata dall'APIS. Abbiamo qui il suo presidente che ci può spiegare come mai ha organizzato questa tavola rotonda. Certo, questa tavola rotonda è propedeutica a un'iniziativa importante che lancerà la nostra associazione in sinergia con delle realtà economiche e che sarà un concorso internazionale di idee che sarà lanciato il 19 marzo. E il concorso internazionale di idee ha come titolo I giovani per un territorio smart aperto all'Europa. Il concetto di Smart City si sta ovviamente diffondendo in tutta Europa ed è un po' questo l'obiettivo. Certo, il concetto di Smart City non è un concetto nuovo, per certi versi è un concetto abusato, ma per altri è un concetto che stenta molto a essere sviluppato, a entrare nel vivo della sua applicazione. Noi come associazione cerchiamo sul nostro territorio di diffondere la cultura smart, perché innanzitutto riteniamo che la Smart City sia un approccio culturale prima ancora che un approccio di tipo economico o politico. E come dicevamo, attorno a questa tavola ci sono alcuni esperti, uno l'abbiamo con noi, Susanna Barreca, che ci può aiutare a capire, o meglio, può aiutare un giovane a capire come un'idea può diventare un progetto. Certamente, noi già fin dal 2007 la Regione Piemonte si è impegnata, aiutata dai fondi comunitari, a far gestire sul territorio regionale dei servizi, degli sportelli apposta per aiutare non solo i giovani, ma soprattutto i giovani a tradurre le proprie idee imprenditoriali in impresa. Una volta che c'è il business plan, noi li approviamo con un comitato regionale e dopo l'approvazione il soggetto nuovo si può costituire. E noi le mettiamo ancora a disposizione altre 20 ore di assistenza tecnica, sempre da parte di questi tutor, in modo che lo aiutino anche nei primi 12 mesi di attività, che sono il periodo più delicato per un'impresa nuova. E un'azienda non va solo creata, ma va anche sviluppata. E in questo senso è importante il ruolo di persone come lei che possono dare consigli ai giovani di come sviluppare la propria azienda. Sì, assolutamente sì, la parte di sviluppo business oggi è un'attività che coinvolge tutte le funzioni di un'azienda, è trasversale a qualunque aspetto dell'impresa, partendo anzitutto da tutto quello che è il lavoro relativo alla parte di business modeling, perché la definizione del modello di business è la fotografia ideale di come, dove deve arrivare l'azienda, l'impresa, il progetto e come deve arrivarci. Quindi la parte di business modeling, noi forniamo supporto in modo da consentire di analizzare in modo appropriato quello che è il progetto, quello che è il prodotto o servizio che si vuole proporre, come lo si vuole proporre rispetto al mercato di riferimento. È più importante pubblicizzare l'azienda oppure il prodotto? Direi assolutamente il prodotto, la pubblicizzazione, la promozione dell'azienda arriva eventualmente in un secondo momento, bisogna comunicare al mercato quello che è il proprio prodotto o servizio, quali sono i punti di forza e i vantaggi che si offre alla propria clientela, al proprio target potenziale. Per l'Università del Piemonte Orientale il 2018 porta con sé un grande traguardo che nel mondo accademico italiano rappresenta simbolicamente il raggiungimento della maggiore età per un ateneo, quello del ventennale. Dal 98 ad oggi moltissimo è stato fatto. Sono raddoppiati gli insegnanti e gli iscritti da 7 a 14.000, triplicati gli spazi a disposizione con nuove sedi a Vercelli, Alessandria e Novara, attivati 35 corsi di laurea e master internazionali di altissima formazione. Tra questi spicca la specializzazione in medicina dei disastri, un'iniziativa unica al mondo che prepara gli studenti alla gestione sanitaria delle grandi catastrofi e che si conclude ogni anno con una simulazione su larghissima scala, in collaborazione con Esercito, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana. Oltre che alla didattica, l'Ateneo è molto attento anche ai grandi eventi e alla valorizzazione dei propri talenti. Prima università italiana ad istituire il Graduation Day, ha da tempo attivato il progetto denominato Incubatore d'Impresa, 3 anni di fondi e spazi per gli studenti che sognano di diventare imprenditori. Ma il punto che più inorgoglisce il professor Cesare Emanuel, rettore dell'università dal 2012, è il livello ormai internazionale raggiunto dalle attività di ricerca medico-scientifica e tecnologica dell'Ateneo. Uno sviluppo dei laboratori di ricerca, la creazione di
istituzioni e istituti di ricerca, tanto dentro il Dipartimento, tanto di livello interdipartimentale, e l'affermazione di alcune scuole riconosciute nell'ambito nazionale, come ad esempio quelle sorte messe in luce dai dipartimenti di eccellenza. Lo sviluppo e l'istituzione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca ha messo in luce come nel nostro Ateneo il potenziale della ricerca sia altissimo, tanto da proiettarci tra i primi 10 Atenei italiani. Credo che oggi nell'ambito del nostro Ateneo avvengano almeno un seminario, piuttosto che un convegno, piuttosto che una iniziativa di disseminazione delle nostre ricerche, dei nostri lavori alla settimana in ogni sede per gli operatori, soprattutto per gli operatori locali e regionali. A Torino la presentazione della pubblicazione sul turismo dolce in montagna, intitolata L'altro inverno. Enrico Camanni è giornalista ed è uno degli autori della pubblicazione. Com'è nato questo lavoro? È un tentativo molto divulgativo di raccontare al mondo, ai turisti, agli appassionati, ai curiosi, che sulle montagne piemontesi si può fare un'infinità di attività al di fuori delle piste segnate, diciamo, quindi delle piste di sci, delle piste di fondo, che sono prevalentemente collocati in alcuni luoghi ben precisi, ma le valli sono tantissime, le possibilità sono tantissime, quindi questo è un lungo viaggio dalle Marittime fino all'Ossola, che racconta questo mondo molto interessante dal punto di vista naturalistico e culturale, dove si può praticare anche dello sport attraverso gli sci, lo sci alpinismo, le racchette da neve o semplicemente attraverso l'escursionismo o anche senza camminare tanto, visitando i luoghi, visitando i paesi, visitando le bellezze artistiche e naturalistiche delle montagne piemontesi. Cos'è il turismo dolce? Turismo dolce è un turismo senza motori, quindi è un turismo che rispetta l'ambiente e che non ha bisogno di tanti finanziamenti, perché si svolge, lo svolgiamo con le nostre gambe sostanzialmente. Poi c'è dietro tutta una struttura di accoglienza, di accompagnamento, però è un turismo lento anche, che richiede tranquillità, bisogna capirli i posti, bisogna entrarci dentro, non è il mordi e fuggi che spesso si pratica nello sci di pista. Questa presentazione è anche un'occasione per presentare un'iniziativa estiva, una festa del turismo dolce. Sì, il prossimo appuntamento, che sarà un appuntamento pubblico importante, con molti invitati, con molte persone, una grande festa, sarà proprio un raduno nazionale di tutti quelli che praticano, e sono milioni, questo turismo, non solo sulle montagne, ma ovunque, che appunto è un turismo che non è quello dei torpedoni, quello delle grandi mete, ma è un turismo che tende all'esperienza, quindi a scoprire i luoghi, entrarci dentro, farsi accompagnare, entrare in profondità. Il 22-24 giugno prossimo, per il solstizio d'estate, ci sarà questa grande festa in Valle Maira. Alba e Asti si mettono insieme per la prima volta il 23, il 24 e il 25 di marzo, hanno organizzato la rassegna del dolce, la Dolce Valle. Per la prima volta cerchiamo di avvicinare Asti e Alba per fare una cosa che vada bene per tutti. Il logo della Dolce Valle è un bacio composto dalla parte superiore di colore gialla e dalla parte inferiore di colore marrone. Ecco, il giallo è un po' quello del moscato, il marrone è quello della nocciola. Quello della nocciola e del cioccolato. Poi ci sono le colline, si figurano le colline, i filari che ci sono su tutte queste colline. E con il direttore creativo della Dolce Valle vediamo nel dettaglio il programma di questa manifestazione, che durerà ben 3 giorni. Beh, è un programma, come si dice, ricco e articolato. Si partirà il 23 al Teatro Sociale di Alba con un benvenuto, dove parteciperà il direttore della stampa Maurizio Molinari col presidente della regione Sergio Chiamparino, più i rappresentanti dei consorzi che hanno dato vita alla Dolce Valle, quindi consorzio dell'Asti, quello della Nocciola, IGP Piemonte, quello del Miele Piemonte. Sarà un momento anche di musica, di incontro, per dire che viviamo in una Dolce Valle, perché lo scopo un po' della festa è quella che in questo territorio del Sud Piemonte ci sono una
una serie di prodotti dolci, a cominciare dalle castagne, dalle nocciole, dal moscato, dal miele, che hanno saputo trasformare poi gli artigiani e le industrie hanno poi trasformato in grandi prodotti. Pensiamo al polo dolciario di Alba, pensiamo al polo dolciario di Fossano, pensiamo ai prodotti di Novi e anche per esempio i prodotti tipo il torrone, tipo le torte di nocciola, e pensate a quanti paesi hanno il loro nome abbinato a dei prodotti tipici, e dei dolci tipici. Tutto questo sarà presentato ad Alba il 23, poi si incomincerà sabato con il gioco di esplorazione nelle due città, ci saranno due info point nelle piazze di Asti e di Alba, e nelle piazze ci saranno il dolce mercato, quindi ci saranno possibilità di vendita, di degustazione, di incontri, ci saranno la Torre del Torrone ad Asti con la possibilità di salire sulla Torre Troiana ed avere in premio uno spicchio di torrone. Nella casa di Vittorio Alfieri verrà riproposta la cioccolata che piaceva a Vittorio Alfieri nel Settecento, con cameriere in costume settecentesco e con visita guidata al Palazzo Natale di Vittorio Alfieri. Nel vicino cortile del Michelerio ci sarà invece Paese che vai, dolce che trovi, che sono dei desk dedicati ai comuni che hanno i loro dolci legati al nome del comune, quindi finocchini di Re Francore, gli amaretti di Monbaruzzo, i baci di Carasco e via discorrendo. Abbiamo poi una chiesa vicino, che è la chiesa del Gesù, dove ci sarà Dove vola la colomba con le pasticcerie artigianali. Sempre guardando con un occhio al passato, le merende di una volta organizzata la caffetteria Mazzetti, e poi qui in piazza Roma ci sarà lo spazio del miele e del moscato con stand e degustazioni. Ad Alba il cortile della Maddalena sarà un mercato dolce con una ventina di grandi pagode, con aziende che venderanno e faranno assaggi, racconteranno i loro prodotti, e ci sarà uno spazio show cooking, che è lo spazio della sala Beppe Fenoglio, dove passeranno maestri cioccolatieri, dove si parlerà di lievito madre. Avremo per esempio una grande esibizione dei cuochi della Scuola Internazionale di Cucina di Costigliole. A poche ore dalla fine delle elezioni continuano ad arrivare i commenti politici. Non c'è dubbio, commenta il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che siamo di fronte a una sconfitta nostra e di tutta la sinistra, sia sul piano nazionale che in tutto il Piemonte, a eccezione di qualche isola torinese, in cui il PD si conferma la prima forza e la coalizione si avvantaggia del consenso assai rilevante avuto dalla lista Bonino. Per quanto riguarda ancora il torinese e solo il torinese, continua Chiamparino, è evidente che se il centrosinistra fosse stato unito, forse non l'avremmo perso in alcuni collegi. Sul piano nazionale, mi sembra che si imponga l'apertura di una discussione congressuale, partendo ovviamente dall'azzeramento dei vertici. Il problema, però, non può essere solo questo o quel segretario o segretaria. Il tema è in tutta evidenza, anche alla luce della crisi di tutta la sinistra europea, ritrovare l'identità e il programma di una sinistra che sappia governare guardando ai giovani, alla crescita e all'inclusione sociale, conclude Chiamparino. Ovviamente è stato un risultato straordinario del movimento a livello nazionale, noi siamo anche contenti del risultato ottenuto a Torino perché confermiamo i voti del 2016, Luigi ha tutte le capacità con la sua squadra di governo per dare un governo al paese, ha massima fiducia nel Presidente della Repubblica e Mattarella, che sicuramente avvierà il percorso che prevede peraltro insomma la nostra riforma e la nostra norma, quindi fiducia nel Presidente, fiducia in Luigi Di Maio. Anche Francesca Re David, segretaria generale FIOM, commenta i risultati delle elezioni. C'è molta rabbia nelle persone, si avverte in modo esplicito in tutto quello che dicono, che scrivono, e c'è un senso di abbandono, di solitudine, di assenza di rappresentanza. E quindi io credo che questo voto, diciamo, rappresenta questo voto, che è diverso al proprio interno, però rappresenta questo senso di andate tutti a quel paese, cioè nessuno di quello che c'è stato al governo negli ultimi, nessuna persona oltre che nessun partito di quelli che sono stati al governo negli ultimi 20 anni è in grado di rappresentarci, ci ha voluto rappresentare. Io vedo una pericolosa crisi della democrazia in tutto l'Occidente, cioè quando le
le persone pensano che partecipare non serva a niente e che comunque le decisioni vengono altrove e che la finanza conta più della vita concreta, e quando la politica, usando questo brutto termine, in questi termini, io penso che la politica sia un fatto molto importante, sia etica, sia costruzione di un'idea del mondo, ma quando appunto la politica pensa che le persone non capiscono, sicuramente c'è un tema di crisi della democrazia. Il pericolo che io vedo in questo voto sulla democrazia, c'è un pericolo specifico che vedo, che è il crescere delle pulsioni razziste, sì, fasciste. Vedo che in questi giorni si è detto che il fascismo e l'antifascismo non erano un tema, io invece penso che sono un tema. Quarto appuntamento con lo spazio Confronti nella Galleria Sabauda dei Musei Reali a Torino. Fino al 3 giugno Carola Rama e Carlo Mollino. La mostra è costruita attorno a due opere che sono state acquisite recentemente dai musei statali grazie all'azione dell'ufficio esportazione della soprintendenza. L'ufficio esportazione ha acquisito due opere che sarebbero state destinate all'esportazione, ritenendo le opere di notevole valore culturale, e quindi queste opere sono poi affluite ai musei dello Stato, nel particolare alla Galleria Sabauda. Intorno alle due opere oggetto di acquisizioni abbiamo raccolto alcune altre opere di Carol Rama. Una delle due opere è un quadro di Carol Rama del 54, e quindi abbiamo raccolto attorno a questo altre opere di Carol Rama degli stessi anni, che testimoniano l'interesse prevalentemente astratto di allora dell'artista. Mentre attorno al drago da passeggio abbiamo raccolto altre due opere di Carol Rama con un immaginario molto simile a quello di Carlo Mollino, l'architetto che ha realizzato il drago da passeggio. L'importante, secondo me, è documentare dei periodi di lavoro dell'artista e quindi inserire l'artista o gli artisti in determinati contesti culturali, in modo da provare a capirne appieno la loro importanza e la loro qualità. In aggiunta a queste opere, l'ho detto prima, ci sono delle immagini della casa studio di Carol Rama realizzate da Beppi Ghiotti che rendono molto bene quello che è l'atmosfera di quel luogo, che è un'atmosfera molto particolare, in cui Carol Rama, un luogo in cui Carol Rama è vissuto per 70 anni e in cui ha raccolto oggetti, opere di altri artisti, opere proprie, e ha composto una sorta di scenografia e di installazione.